Ci sono linguaggi di programmazione che hanno i loro disagi. In un video precedente vi avevo fatto vedere quelli di C. E oggi ho detto perché non riprendere con questa serie di video in cui mostro dei disagi di linguaggi di programmazione parlando di JavaScript. Su JavaScript avevo già fatto un video l'anno scorso in cui lo spiegavo in mezz'ora. Ovviamente faceva parte di una serie, quindi su alcune cose andai molto veloce perché quel video è propedeutico a quelle che citavano prima. Però se volete, qui sopra, potete andarvelo a beccare. Dunque, adesso vi faccio vedere alcuni esempi di cose bizzarre che possono accadere in JavaScript. Tuttavia, questo video non è farina del mio sacco. Un mio amico in passato mi fece vedere un video in cui mostrava queste cose, o comunque alcune di queste cose che vi mostrerò oggi. Però quel video non l'ho più trovato. Però basta cercare su YouTube che si trovano video simili, e infatti, per lo sviluppo di questo video vi lascerò in descrizione il link al video originale, che è molto breve tra l'altro, e un link al subreddit in cui ci sono tutte le spiegazioni che, qualora non ve le vogliate leggere, guardate questo video. E quindi adesso andiamo a vedere alcuni disagi di JavaScript che sono tra l'altro non così nascosti come quelli di C, ma prima di andare avanti vi voglio ricordare che se volete supportare il mio lavoro non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi e, inoltre, se volete, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link, assieme ai riferimenti di questo video, lo troverete in descrizione. E quindi, adesso cominciamo. Allora, il primo esempio di programma strano in JavaScript lo vediamo con questo codice, che poi non è un programma, è semplicemente una riga. Allora, scriviamo ovviamente console.log perché vogliamo vedere cosa stampa, e mettiamo questa roba qua. Quindi cosa stiamo mettendo qua? Stiamo chiamando la funzione min, che restituisce il minimo di una sequenza, però non stiamo passando nessuna sequenza, e max fa la stessa cosa. E max fa la cosa analoga, cioè restituire il massimo di una sequenza. Anche qua non stiamo passando niente. E poi controlliamo il valore di questa espressione, ovvero quello che ritorna min, e diciamo è maggiore di quello che ritorna max. Seppur controintuitivo, restituisce true, cioè vero. E questa cosa è bizzarra, però non è proprio bizzarra. Perché? Adesso andiamo alla spiegazione. Togliamo il test, manteniamo solamente min, per esempio, no? Min restituisce infinity. Se ne ripassiamo alcun argomento, se ne ripassiamo tipo un paio di numeri, magari restituisce il minimo di quella sequenza, quindi 1. Però se non gli passiamo niente, restituisce infinity. Se facciamo max, vediamo che analogamente restituisce meno infinity, cioè infinito però, diciamo, negativo. E questa cosa perché? Perché funziona così? Allora, noi non possiamo esattamente sapere come è stata implementata all'interno di JavaScript min e max, però possiamo supporre che siano state fatte più o meno in questa maniera. Io ho fatto l'esempio su min, ho creato una funzione myMin in cui prendo un numero variabile di parametri, quindi di argomenti, e faccio io qua un loop, cioè faccio un'iterazione per ogni elemento che possiamo avere in args, in cui dico se l'esimo numero o comunque l'esima locazione in args è minore di m, sperando che l'utente ci passi tutti interi, quindi se questo valore è minore di m è la nostra variabile accumulatore in cui io metto sempre un minimo man mano che io li trovo, assegna args, cioè l'esimo elemento di args, a m. Però diciamo questo m lo dobbiamo inizializzare a un numero molto grande, perché basta che ce ne sia tipo una sequenza, un numero qualsiasi, basta 1, 1 sarà sempre minore di infinity perché avrà questo test qua. Quindi se noi dobbiamo trovare il minimo, conviene inizializzare la variabile che conterrà il risultato di questa funzione con un numero molto grande. E infatti funziona, se mettiamo qua una sequenza, restituisce 1 perché il minimo di questa sequenza è 1, quindi funziona. Però se non gli mettiamo niente, anche la mia funzione restituisce infinity. Perché? Perché questa sta iniziando a infinity. Questo ciclo for non verrà mai eseguito perché la lunghezza di args sarà 0, quindi il primo test dell'iterazione sarà
0 è minore di 0, ovviamente dirà false, non verrà mai eseguito e restituisce m. Quindi suppongo che le funzioni min e max all'interno di math in JavaScript funzionino più o meno in maniera analoga. Benissimo, adesso proseguiamo con un altro esempio. Abbiamo il numero 0.1, semplice numero 0.1. Mettiamo il numero 0.2, semplicissimo, abbiamo 0.2. Cosa accade se io faccio 0.1 più 0.2? Non otteniamo esattamente 0.3, ma un numero che è vicino, ma non è 0.3. Che succede se metto qua 0.3? Che abbiamo 0.3. Che succede se faccio invece 0.2 più 0.1? Che abbiamo lo stesso risultato. Cosa sta succedendo? Succede che tutto dipende da come i numeri a virgola mobile vengono rappresentati in numero binario. Magari se volete ci faccio un video apposta, però rappresentare alcuni numeri con la virgola da base 10, la loro rappresentazione binaria magari non è esattamente precisa come ce l'aspettiamo e quindi succedono questi errori di approssimazione. Adesso vediamo questa cosa molto bizzarra. Allora, togliamo questa roba qua. E abbiamo null maggiore di 0 ed è false. Null uguale 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 a 0, false. Perfetto, e fin qua è molto ovvio perché accade. Null maggiore di 0 magari non avrà molto senso. L'operatore uguale 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 non solo controlla che due valori siano uguali, perché se gli mettiamo due uguali è sempre false, come giusto che sia. Quindi già null e 0 hanno due valori diversi, però con questo operatore controlliamo anche il tipo, quindi è falso. Quindi fin qua va benissimo. Tuttavia i problemi si verificano quando facciamo questo test qua. Null maggiore o uguale di 0. Se i primi due test erano più o meno ovvi, questo però diciamo rompe un po' di schemi, no? Quindi cosa sta succedendo? Bene, quello che accade è che, da quello che ho trovato online, bisogna andare a vedere come JavaScript valuta l'operatore maggiore uguale. Quindi lo valuta più o meno in questa maniera. Lo metto in un commento così sarà, non ci rompe il codice. Quindi praticamente cosa succede? Ci confronta questo argomento e lo fa minore di questo argomento. Quindi lui fa if null è minore di 0, quindi se io metto qua null minore di 0, ci dà false. Quindi il primo test che fa è controlla se questo test è false. Siccome abbiamo visto che effettivamente null minore di 0 è false, quindi lui restituisce che deve essere vero. Sarà controintuitivo, però è così che funziona. Allora, poi online ho trovato anche quest'altra cosa che molti reputano che sia una stranezza, ma in realtà non lo è. Ve la faccio vedere. Type of none. Vediamo questa roba qua. Type of none ci dice che è di tipo numerico. Ed effettivamente non mi sorprende che sia così, perché nel modo in cui vengono rappresentati i numeri a virgola mobile esistono due numeri particolari, quindi due espressioni binarie particolari. Magari, come vi dicevo poco fa, sui numeri binari a virgola mobile ci faccio un video dedicato. Però esistono dei modi per esprimere, variando la sequenza di bit specifica, che quello è un not a number. La stessa cosa si fa con infinity. Vediamo se anche il type of infinity è un numero, e infatti lo è. Adesso andiamo a vedere quest'altra stranezza. Abbiamo qua questa roba qua, e diciamo questa roba qua è uguale uguale a not di questa roba qua. Dovrebbe restituire false, però ci dà vero. Perché succede questa cosa? Dunque, succede questa cosa qua perché JavaScript quello che fa è che si trova qua un testo con due oggetti. Allora, questo oggetto viene castato in maniera forzata a zero. Qui si trova not oggetto. Quando gli oggetti sono passati a un operatore binario, gli array in JavaScript sono sempre veri, cioè restituiscono veri quando devono essere castati in un booleano. Quindi qui si ritrova not vero, quindi not true, quindi diventa false, quindi abbiamo qua 0 uguale uguale false. Poiché false può essere
interpretato come 0 ed è per questo che il test risulta vero. Ora, qui c'è quest'altra cosa che qua dicono che sia controintuitiva, però secondo me non lo è, perché anche in altri linguaggi di programmazione ti darebbe lo stesso risultato. Quindi lui dice 3 maggiore di 2 maggiore di 1. False. E noi lo interpretiamo in maniera matematica e in realtà sappiamo che 3 maggiore di 2 è a sua volta 2 maggiore di 1, ma la dobbiamo questo qua interpretare in un linguaggio di programmazione. Python riesce a confrontare in questa maniera. Non l'ho mai provato con l'operatore maggiore, però con l'operatore minore si può fare. Perché Python ha questa sintassi che lo permette, però i linguaggi che non la permettono, dobbiamo rompere queste espressioni in espressioni che JavaScript interpreta, perché abbiamo qua un maggiore, lasciamo perdere che l'altro non esiste, e quindi questo maggiore è un operatore binario, e quindi come tale si prende questi due elementi. Quindi lui dice 3 è maggiore di 2 e restituisce true, quindi mettiamoci qua true. Quindi il lupo si ritrova true maggiore di 1. Siccome true può essere convertito in 1, quindi lui dice 1 è maggiore di 1? No. Oh, scusate, deve essere true con la t piccola. Pensavo fosse Python. E quindi si risolve qua il mistero. Poi qua c'è quest'altra cosa che loro reputano che sia bizzarra, ma secondo me assieme al nan non lo è. Type of null, che dice che è un oggetto. Secondo me non c'è nulla di sbagliato, che null si rappresentava con un oggetto. Ci abbiamo qua questo numero bizzarro, che è, vediamo se riesco a capirlo, mettiamoci dei puntini, lo so che è sbagliato, però. Quindi centinaia, migliaia, milioni, miliardi, bilioni, biliardi. Se utilizziamo la scala lunga, centinaia, migliaia, milioni, bilioni, trilioni, quadrilioni. Questo invece è se utilizziamo la scala corta. Quindi questo numero è 9 biliardi, 999 bilioni, 999 miliardi, 999 milioni, 999.999. E sono riuscito a dirlo tutto d'un fiato. Togliamo questi punti e vediamo che esce come numero 10 seguito da tanti zeri. Allora, adesso andiamo a questa espressione bizzarra. Allora, parse int null 24, restituisce 23. Questa cosa sembra molto bizzarra, anche secondo me effettivamente bizzarra, però c'è una spiegazione molto intelligente. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è convertire null in una stringa. Vediamo se ci riusciamo a fare string abc. Va bene, bellissimo. Mettiamoci null. Ecco, toString null restituisce una stringa che si chiama null. Perfetto. Quindi andiamo qua. Praticamente qua, primo parametro di questa funzione prevede che sia un valore numerico oppure una stringa. Se non trova una stringa, lui applica un toString, quindi la converte in una stringa e come abbiamo visto diventa null. È nella 14ª lettera dell'alfabeto, ovviamente considerando anche J e K. Quindi quello che accade, siccome lui pensa che sia in un sistema in base 24, quindi non siamo più manco in esadecimale, proprio in base 24, e quindi noi abbiamo i primi 10 simboli, che sono i numeri 0 a 9, e poi abbiamo tutte le lettere A, B, C, fino ad arrivare a una base 24. Ed N, poiché è nella 14ª lettera, già abbiamo i primi 10 simboli che sono i numeri, quindi è la 24esima cifra nella nostra base 24, poiché dobbiamo partire da 0, quindi ecco perché si dice 23. Però qualcuno potrebbe dire, ma qui c'è la U, è la U che fa la salta. In realtà lui si ferma perché in base 24 U non fa parte del suo insieme numerico di cifre, quindi si ferma. Allora, poi abbiamo questa cosa molto 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 squisita che restituisce una funzione. No, io questa non ve la spiego, la vita è troppo breve per spiegare questa roba qua. Proseguiamo. Adesso passiamo a quest'altra cosa molto bizzarra. No, ho sbagliato. Anzi no. Cioè ho sbagliato, non è questo che volevo mostrare, però tenete a mente il risultato. 5 è meno 7.
perché questo devo fare questa cosa, parse int, restituisce 5. E perché? Perché avete visto poco fa che questo numero viene convertito in dimensione scientifica 5e-7, quindi quello che fa qua è che alla fine JavaScript internamente lo converte come 5e-7, che poi viene convertito in stringa. Quindi poiché qua non stiamo passando in che tipo di base vogliamo convertire, quindi lui assume che sia in base 10, è la stessa cosa che fa, si trova 5, perfetto, se lo tiene è da 5, però c'è e, che non è una cifra che fa parte del sistema in base 10, e quindi esce e restituisce solamente quello che ha capito, 5. Ora andiamo a vedere una cosa che contraddice un po' quello che abbiamo detto poco fa sui NaN. Se io faccio NaN uguale 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 a NaN, restituisce false. Anche in questo caso restituisce false. Però qualcuno potrebbe dire, se tu dici che alla fine in fondo sono dei numeri, dovrebbe valutare in true. Sì, però diciamo, gli operatori di uguaglianza, sia uguale uguale che quello uguale uguale uguale, qualunque operando sia NaN, restituisce sempre false. Non ha importanza, è proprio una regola. Adesso andiamo a vedere questa cosa parecchio bizzarra. Allora, la metto qua. Guardate che bella. Noi abbiamo questa array che ha queste robe così, tre virgole, la convertiamo into string e la converte in questa maniera qua, due virgole. La spiegazione, diciamo, è un po' bizzarra, però seppur molto interessante. La prima cosa che dobbiamo vedere è qua. Noi qua abbiamo un array di un certo numero di elementi, non mi fate dire il numero di elementi, però un pochino capirete perché, in cui abbiamo, nella prima locazione, abbiamo niente, niente e niente. Però qua potrebbe dire, quindi qua ci abbiamo anche niente, quindi ci abbiamo quattro niente. Tuttavia, se io faccio qua length, restituisce 3. Quindi perché abbiamo 3 niente e non 4 niente? Perché è la stessa cosa di fare una roba così. Vedete, qua sto mettendo una virgola alla fine che viene ignorata dall'interprete Python, quindi per lui sono praticamente due virgole seguite da una virgola che non segue niente, quindi lui dice questa è una virgola che sta alla fine, che non è sinteticamente sbagliato, però lui la può ignorare tranquillamente. E quando faccio toString, vedete che succede, tipo togliamoci questo, lui non fa altro che prendere gli elementi di questa array, che ripeto che è di tre elementi, e converte ogni elemento di questa array in una stringa separato da una virgola. Quindi noi abbiamo qua niente e ci abbiamo proprio niente, virgola 2, virgola niente. Quindi però se abbiamo tre niente, lui stamperà tre niente. Però se mettiamo qua 1, 2, 3, abbiamo 1, 2, 3. Non mettiamo niente, non mettiamo niente. Però è un array con tre elementi di niente. Fondamentalmente, in particolare, per essere precisi, diciamo che contiene elementi indefiniti. Allora, qui abbiamo questa roba bizzarra, seguitemi. Ho un array vuoto e lo moltiplico per un array vuoto e restituisce 0. E questo perché? Quando l'operatore moltiplicazione è passato un array in questa maniera, per qualche motivo che non spiegatemi perché, JavaScript chiama di default toString di JavaScript, quindi possiamo espandere questa roba in così, e infatti vedete che restituisce 0. Se io metto 2, 2, restituisce 4. Infatti io posso fare questa cosa così, però qualcuno potrebbe dire perché la stringa 2 moltiplicata la stringa 2 non restituisce 4. Non ne ho idea. Poi se aggiungiamo con un altro elemento, restituisce NaN, per lo stesso principio di poco fa, che abbiamo visto che il toString ha un array, restituisce gli elementi di un array separati da una virgola, fatti a mo' di stringa, e quindi lui si ritrova a dover fare questa operazione, 2,3 moltiplicato 2,3, e che non si può fare. Ma anche se qua avessimo tipo 2, non si può fare. Però se qua mettiamo solamente 3, si può fare. Boh! Come ultima cosa, vediamo un altro esempio squisito di come viene utilizzato parseInt. Ah, ho cancellato troppo. Allora, cosa stiamo facendo? Noi qui abbiamo un array in cui utilizziamo il metodo map
e passiamo alla funzione parseInt. Quindi qua quello che accade è che parseInt viene applicato a ogni elemento di questo array. E quindi questa operazione restituisce un array che automaticamente poi Java farà il toString e qui abbiamo quello che ci aspettiamo. Ora, nel primo posto abbiamo uno che è giusto. Nel secondo posto non abbiamo uno, ma abbiamo none. Nel terzo posto abbiamo tre. Quindi il primo è giusto, ma gli altri due sono risultati bizzarri e inaspettati. Bisogna capire come funziona il metodo map. Il metodo map passa alla funzione che noi qua passiamo non un argomento, ma ne passa due argomenti. Vediamo se qua c'è scritto. Esatto. Map si aspetta, ecco qui c'è scritto, una funzione che può avere al massimo tre argomenti. Il valore, che deve essere una stringa, un numero, che è un indice, e array, questo non lo so che cos'è questo, un array di stringa. Questo non lo so cos'è. Quindi quello che accade è poiché parseInt, come vedete qua, accetta due parametri, ovvero una stringa e una base, quando lui valuta parseInt per ognuno di questi elementi, a parseInt gli passerà due parametri. Il primo parametro che gli passa è il valore di quel momento, quindi sarà la stringa 1, la stringa 7, la stringa 11. E il secondo parametro che gli passa è la posizione in cui questi si trovano, quindi 0, 1 e 2. Però il secondo parametro di parseInt rappresenta la base di conversione, quindi nel primo caso abbiamo la stringa 1 con base 0. E quando viene passata una base 0, parseInt si comporta come se fosse in base 10 e quindi lo converte come un 1 in base 10. E fin qua ci siamo. Nel secondo caso si trova parseInt con 7 e 1, perché è la posizione 1, però lui lo interpreta 1 come se fosse in base 1 e 7 in base 1 non si può fare. Poiché 11 è alla posizione 2, perché siamo 0, 1 e 2, quindi 11 è alla posizione 2, parseInt valuterà 11 come se fosse in base 2. Quindi lui lo interpreta come se fosse 1, 1, che effettivamente in binario è 3. Perfetto, pinguini, io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che non siate mai incappati in questi, diciamo, disagi di JavaScript. Io quello sulla somma dei float, per esempio 0.1 più 0.2, che dà quell'errore di approssimazione, ero incappato più e più volte, ma in altri casi, quindi quello è, diciamo, classico. E quindi io vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo qui con me. E prima di lasciarvi, come al solito, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale. E perché no, andatevi a vedere quello in cui parlo dei disagi di C. Che ve lo lascerò qua nella handcard da qualche parte. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao, Kino!